Ciao ragazzi, bentornati in questo nuovo video. Oggi vi porto una configurazione per PC veramente molto interessante. Ci tengo a precisare che questa configurazione che vedremo oggi sarà una configurazione che assemblerò, quindi che vedrete nascere proprio qui sul canale, perché mi arriveranno tutti questi pezzi che adesso vi elencherò. E dunque mi raccomando, seguitemi, perché posterò ovviamente i video dell'assemblaggio molto presto. Penso che mi arriveranno nel giro della prossima settimana i pezzi, quindi il tempo di assemblare, registrare, montare i video, insomma, a breve vedremo anche nascere questo computer. Di che configurazione stiamo parlando? Stiamo parlando di una configurazione da 700/740 euro. Non sarà una configurazione troppo aggiornata a livello hardware, perché era una configurazione che serviva urgentemente, non per me, ma per un'altra persona. Ed è una configurazione molto molto equilibrata, perché non solo ci permetterà di giocare senza assolutamente intoppi, ma sarà anche una workstation, un computer che si può tranquillamente utilizzare per lavori anche pesanti, montaggio video, eccetera eccetera. Insomma, vedremo adesso nel dettaglio che pezzi monterà. Ok, partiamo subito dal processore. Adesso qui vedete che il prezzo del processore è salito, perché io l'ho preso a 130 euro, adesso è a 158, quindi insomma è aumentato di un bel po'. Stiamo parlando di un i5-9400F, quindi un processore che non è dotato di una scheda video integrata, perché ovviamente la scheda video che andremo a prendere sarà una scheda video esterna, ed è un processore che già tutti noi conosciamo, non starò qui a dilungarmi nelle caratteristiche tecniche, eccetera, eccetera, perché è un processore molto, molto equilibrato, adatto a tutto. Ed è un processore che certamente reggerà tranquillamente, diciamo, l'ambito gaming, ma anche l'ambito produttivo, perché è un processore comunque di media gamma, è un i5 di nona generazione, non ho scelto quello di decima perché col budget sforavamo. Quindi, come processore, un Intel Core i5-9400F. Come scheda madre, ragazzi, ho preso una scheda mini ITX, una MSI B365M Pro, quindi con socket 1151, ovviamente, con solamente due slot di RAM, perché comunque diciamo la configurazione è inutile farla con più slot, anche perché non ci servirà un quantitativo di RAM esagerato, che adesso andremo a vedere subito dopo la scheda madre. Diciamo che questa scheda madre è una scheda madre classicissima, normale. Vediamo subito la parte posteriore. Abbiamo 4 USB 3.0, 2 USB 2.0, un'uscita HDMI, anche se non servirà a nulla perché abbiamo detto che il processore è un processore senza scheda video integrata, e nulla, niente in più. È una scheda madre molto economica, ma nello stesso tempo funzionale. Abbiamo ovviamente anche lo slot per l'SSD M2, che noi in questa configurazione non monteremo, ma ci sarà un SSD da 2,5 pollici che adesso vi mostrerò. Una cosa che a me interessa particolarmente è lo slot PCI Express, perché è ricoperto in materiale metallico e che rende l'aggancio certamente più solido e comunque più stabile nel tempo. Io l'ho acquistata leggermente a più basso costo, adesso non ricordo di preciso quanto, penso sui 48 euro, quindi 10 euro circa in meno del prezzo che vedete attualmente, ma i prezzi su Amazon, ragazzi, cambiano in continuazione, quindi magari io ovviamente vi lascio sempre i link in descrizione, quindi potete vedere anche voi che prezzo hanno raggiunto. Come RAM, ragazzi, le classiche Corsair DDR4 a 2400 MHz, quindi non ci siamo spinti neanche a 2666, perché ripeto, è una configurazione che sarà normalissima. Diciamo, anche il ragazzo stesso che vuole questo computer mi ha detto: guarda, ho un budget di 700 euro, quindi cerca di farmi una combinazione piuttosto normale, anche perché non è pretenzioso. Infine, ci sta, 2400 MHz vanno bene, ce l'avevo anche nel computer di prima e non ho mai sofferto di problematica, anche perché sono delle RAM molto buone, XMP 2.0, e niente, come quantitativo abbiamo 16 giga, quindi due slot da 8 GB.
passiamo all'SSD, ragazzi. Come archiviazione ho scelto un Crucial BX500 da 1 TB, quindi grande spazio all'interno di questo computer avremo a livello di archiviazione, perché comunque è pur sempre un SSD, magari non è M2, quindi non raggiungerà velocità elevatissime. Infatti qui c'è scritto che raggiunge 540 MB al secondo, ma vanno più che bene per l'utilizzo del computer. Non mi andava tanto di fare una combinazione di SSD, per esempio da 256 accoppiata a 2 TB di hard disk, anche perché preferisco fare tutto nell'SSD direttamente, in modo tale da avere tutto veloce, quindi sia i giochi, sia i programmi, sia Windows, insomma, con un SSD da 1 TB andiamo certamente sul sicuro. Ok, passiamo all'alimentatore, ragazzi. Come alimentatore ho scelto un Aerocool Lux da 550 watt, certificato 80 Plus bronzo. È un alimentatore normalissimo, non è neanche semimodulare, ma questo poco importa, perché comunque l'importante è che sia un buon alimentatore che possa reggere questa configurazione di media gamma, come abbiamo detto. Ricordo sempre il prezzo, ragazzi, 700 euro, quindi un prezzo relativamente basso, ma che ci permetterà di poter giocare e utilizzare, diciamo, anche i programmi di editing video o comunque programmi più impegnativi senza alcun minimo problema. Passiamo adesso, ragazzi, alla parte più importante, ovvero la scheda video. Ebbene sì, ragazzi, scheda video, una RTX 2060 OC Edition, questa volta dell'Asus, presa al prezzo di 325 euro circa. Adesso qui la troviamo, diciamo, leggermente aumentata di prezzo, ma comunque una scheda video classica, ma che trasmette certamente sicurezza. Io, ragazzi, finora ho montato un bel po' di 2060 desktop, è veramente danno soddisfazioni, soprattutto se vengono collegate a dei monitor Full HD 2K, sono delle schede video che vanno tranquillamente. Ripeto, c'era l'urgenza di assemblarlo proprio in questo periodo. Voi vedrete sicuramente il video uscire un paio di giorni dopo, forse qualche settimana dopo, però tuttora ancora la 3060 è stata annunciata, ma ancora non è possibile acquistarla. Per ciò che riguarda anche la serie 3000, ragazzi, volevo prendermi una 3080, ma ancora i prezzi sono altissimi, sono alle stelle, non c'è anche carenza di disponibilità, data anche la situazione che stiamo un po' vivendo, quindi, insomma, mi sono buttato su un RTX 2060 OC Edition, anche perché, ripeto, per un budget di 700 euro devo dire che va più che bene. Adesso volevo spendere due paroline riguardo il case, perché non l'ho fatto vedere, perché il case che andrò ad utilizzare per questa configurazione è il case che ho portato nel video, quindi quel case della Zalman. Andatelo a vedere se non vi siete visti il video, che per me è veramente un ottimo, ottimo case, con possibilità di mantenerlo e fare eventualmente altri upgrade, pur mantenendo sempre lo stesso case, perché è un case molto grande, molto spazioso, che permette anche tranquillamente di poter fare eventuali upgrade hardware. Niente, ragazzi, questa qui è la configurazione, spero che vi sia piaciuta. Ci tengo sempre a precisare che è una configurazione di 700 euro, 730 circa, ma non c'erano alternative secondo me. Non ho optato per un Ryzen, ho optato per un i5, anche perché diciamo mi andava di fare una configurazione Intel. Quindi questo è tutto. Se avete delle domande, ragazzi, scrivetemi giù nei commenti. Io vi ricordo che questi pezzi che vi ho fatto vedere, ragazzi, non sono astratti, ma saranno concreti a breve, perché mi arriveranno tutti quelli che vi ho detto adesso, e farò uscire il video del montaggio e del test prestazioni successivamente. Quindi, ragazzi, per oggi è tutto, grazie per aver visto il mio video. Se non siete iscritti, iscrivetevi, lasciate un bel like al video e per qualsiasi commento scrivete pure giù, io vi risponderò il più presto possibile. Alla prossima, ciao ragazzi.